Ciao a tutti ragazzi, Bella lì, e ben ritrovati sul mio canale per proseguire con Ender Lilies. Tan tan, tan tan tan. Troppo bella cioè, troppo belle, l'ho già letto mille volte, tutte le soundtrack del gioco sono meravigliose. Quindi continuiamo da Laboratorio Ipogeo, Ipogeo come minchia si pronuncia, Sotterraneo 4. Allora, nell'ultimo video ho avuto discreti problemi. Sono morto un po' di volte e per di più mi sono perso anche in vari punti e non sono riuscito poi tra l'altro a appunto a completare alcune aree. Ora in questo video gradirei farvi vedere la boss fight con Myriel e oltretutto appunto dopo averlo sconfitto avremo finalmente la possibilità di aprire le porte sigillate. Allora, fatemi pensare un attimo. Dovrò tornare anche di là, eh. Allora, lì c'è una porta sigillata dove c'è la strada inesplorata, e anche lì. Ora, quasi quasi userei il teletrasporto. Sì, usiamo il teletrasporto. E andiamo qua. Ora devo scendere. Con i cimeli come siamo messi quanto riguarda gli spazi? Ho due spazi liberi. Potrei equipaggiare qualcosa. Riduce di poco il tempo di ricarica delle abilità. Fatemi provare. Allora, fatemi sistemare un attimo i cimeli, vediamo un attimo. Qualcosa potrei iniziare a toglierlo, eh. Ad esempio, le cariche delle abilità potrei toglierlo, perché comunque fatemi vedere. 70 va bene comunque, con la strega nera. Ok, allora vediamo, ora ho 4 spazi. Potrei mettere questo, aumenta il danno inflitto dei tuoi attacchi. Vi ricordo che questo dovrebbe aumentare sia quelli da terra che quelli in aria. Riduce di molto i danni subiti, questo sarebbe molto importante da mettere. Però con Myriel, no, è vero, avevo detto che con Myriel non volevo usare questo, perché io nella mia blind run che ho fatto in solo non avevo questo amuleto. Sì, mi faciliterebbe la vita perché potrei appunto recuperare colpendo lui i miei punti ferita, ma voglio affrontarlo come più o meno l'ho affrontato appunto nella mia blind run. Sono deciso se mettere questo e quindi andare a aumentare un po' l'attacco. Ma scusate, ma se io tolgo questo, che aumenta di poco il danno inflitto dagli attacchi a terra, e ci metto questo, compenso, aumento il danno inflitto dai tuoi attacchi. Se metto questo, si andrebbe a accumularsi, penso, con questo, quello è vero. Facciamo così. Ho ancora 3 spazi, però non riesco a piazzarci questo. Volevo mettere questo, riduce di molto i danni subiti. Potrei eventualmente togliere questo, aumenta l'efficacia delle preghiere lenitive. Vediamo. Allora, 263 curiamo. Vediamo togliendolo quanto vado a perdere. 210. 53 punti di cura, cazzo, vado a perderci, eh. Non è poco, eh. Non è poco per niente. No, lasciamoglielo questo. Servirebbe uno spazio in più per andare a equipaggiare questo. Vabbè, per ora. Sono molto indeciso, ragazzi, sul da farsi.
Cavolo, non so cosa fare. L'indecisione regna sovrana, scusatemi, non è da me. Cazzo che... Qua cosa potrei togliere? A parte che dovrebbe esserci un'altra panchina prima del... di Miriel, appunto. Sentite, facciamo così. Per adesso ci piazzo questo. Ok. Sì, che poi sostanzialmente, qualora io decidessi appunto di togliere il cimelo che ho messo, cioè quello, questo, vado a complicarmi la vita con il boss perché appunto posso curarmi solo con le cure. Invece con questo equipaggiato posso attaccarlo e recuperare punti ferita. Comunque. Vediamo, dove devo andare? Devo andare giù. Salve, occhio a questi, eh. Ok. Vi ricordo che il loro raggio d'azione è limitato, vedete? Cioè, voi vi allontanate e non vi possono colpire perché hanno una data lunghezza dell'attacco, no? Allora, tu devi morire male. Se lo colpi, sì, non fatelo a casa, cioè i nemici li dovete colpire. Ciao. Ok, giù di qua dovrebbe essere. No, volevi farmi sottomaiore? Ma no, di qua non va bene perché andrei a sinistra. Infatti io devo andare giù, vedete lì. Visto che siamo... No! Visto che siamo quasi saliti di livello, vediamo appunto di uccidere i nemici. E manca poco a livello 89. Ah, stavolta mi ha fregato, avete visto? Allora, devo scendere. Da dove cazzo si scende? Da qua. No. Devastante quel colpo lì. Cioè, mi sono... Non ho parole, vabbè, no comment. Bene. Possiamo andare ancora più giù. Se non vado errato, a breve ci dovrebbe essere la boss fight con Miriel, eh. Ha detto, non mi aspettavo di trovarne così tanta qui. Penso che si riferisse all'impurità, eh. E vedete, qua c'è il salvataggio. E poi dovrebbe esserci appunto la boss fight con Miriel. Ci sarà sicuramente qualcosa da leggere, infatti. Registi di Farden 1. Non capisco perché li abbiano messi così in disordine. Cioè, io ho trovato già dei registi di Farden, il 3 o il 4. Cioè, non potevano metterli che li trovavate già giusti, no? Numerati. Vabbè che poi ve li potete rileggere dal primo, ok? La Bianca Vestale assorbe in sé l'impurità e l'anima di un individuo viene liberata e purificata. Le Vestali hanno una congenita resistenza che le protegge dalla corruzione dell'anima e dalla perdita del senno, ma, proprio come accade agli impuri, il loro corpo rimane sofferente e appunto si vede anche su Lili, no? Se riuscissimo a eliminare anche questa componente, potremmo alleggerire il loro fardello. Cioè, qui presumo stessero studiando qualcosa per far sì che assorbendo impurità non venivano contaminate, almeno ho capito così, o magari ho capito male. Qua ragazzi sono indeciso ora. Sono molto indeciso, ripeto.
Ma affrontiamolo così, dai, alla fine quello che conta è la... Sapete che io mi concentro sulle videoguide per semplificare la vita ai neofiti e magari anche a quelli un po' più bravi che potrebbero riscontrare problemi. Il mio canale è nato per quello. Quindi perché devo andare a complicarmi la vita togliendo questo? Che poi magari perdo, cioè... Non è perché l'ho fatto al primo tentativo nella mia blind eye, magari adesso riesco a farlo. Anche perché qua, ora ve lo devo spiegare il boss e sarà più difficile gestirlo. Quindi, andiamo così. Tanto ho messo anche quello che fa più danni. Tra l'altro è un boss diverso di quelli che abbiamo affrontato finora. Se ci pensate abbiamo affrontato Gelrod, il veterano, Sigrid, Silva, Ulv. Julius, comunque bene o male tutti boss, diciamo, guerrieri, no? Questo è proprio una belva, cioè è un mostro sostanzialmente. Di fattezze intendo. Onir, mi ero dimenticato anche. Vorrei provare il veleno su di lui, ma non so se sia efficace. Visto che lui comunque, tra virgolette, vive nell'impurità, beh, potrei fare subito il tentativo. Quindi, appena inizia la boss fight, provo a premere il triangolo e vedere se il veleno gli fa danni o se è immune. Penso sia immune, ma non ne sono certo, eh. Andiamo. Se perdo, sti cazzi, fa niente, cioè. Tra l'altro io avevo riscontrato dei problemi di lag, appunto, in questa boss fight, quando inizia a lanciare delle palle di fuoco. Allora, subito il veleno. No, ah no, sì, gli fa danno ma poco. Occhio quella palla lì, ragazzi. Perché se siete nel raggio d'azione vi colpisce. Madonna che danno che mi ha fatto. Ecco, può lanciare queste sfere. Dovete fare attenzione a schivarle. No, sto giocando malissimo. Vedete, si possono schivare anche muovendosi sullo schermo, eh. Quella, attenzione. No, non mi aspettavo quel colpo lì. Fate attenzione. No. Minchia, ma mi ha spanato. Figa. Non me l'aspettavo. Se andate a vedere la mia boss fight... In blind run nella lista, nella playlist, cazzo, non ho giocato così di merda. Che schifo. Ho giocato proprio male male. E non prendevo quei danni, sinceramente, ma forse allora avevo equipaggiato. Probabilmente avevo equipaggiato questo. Riduce di molto i danni subiti. No, così non va bene, così prendo una marea di... Legnate, mettiamo questo e vediamo come va, però non posso equipaggiarlo, cazzo. Mi servirebbe ancora uno spazio. Ma cosa tolgo, cazzo? Tolgo questo. Per adesso. Tanto ora non mi serve. E ci vado a mettere questo, riduce di molto i danni subiti. Che figura di merda. Vabbè. Altro che il primo try. Al primo try mi ha spanato il culo. Però ripeto, spiegarlo poi diventa più incasinata la boss fight. Vediamo come va il secondo try. Sì, non mi ricordavo quel colpo, quella bracciata veloce che fa, quella è pericolosa. Brutto stronzo che non sei altro. Sei pure brutto. Fate che posso saltare. E posso sfruttare il corvo, ad esempio, cosa che prima non ho fatto. Occhio, quella non state lì, è nel suo raggio d'esplosione, appunto. No, ho schivato, non mi ha preso la schivata, vi giuro. Quindi, attenzione quando lancia questi, se vi posizionate bene, riuscite a schivarli, eh. Ecco, una cosa è cercare di stordirlo anche il più velocemente possibile. Possiamo usare la strega nera. Ma c'è comunque da fare attenzione anche usando la strega nera. Ecco cosa ho sbagliato.
Questo boss lo affrontavo un po' più dalla distanza io, forse per quello che ho preso così tante mazzate prima. Occhio adesso, eh. No, non me l'aspettavo quella. Qua bisogna saltare, vedete, per essere safe da quella mossa. Bisogna saltare, vedete, e lui non ci può colpire. Attenzione, quando fa quelle, come vedete, posso schivarle solo muovendomi, eh. No! No! Cercate di farvi colpire il meno possibile, ovviamente, altrimenti poi la boss fight risulta più difficoltosa. No! No! Ho confuso. Possiamo attaccarlo anche saltando, come potete vedere. Cazzo, mi è rimasta una cura, non penso di farcela. Via da qua! Ecco qua, può diventare un casino, vedete, inizia a lanciare più sfere. No, bastardo. Ripeto, spiegarvelo non è per un cazzo facile. Questa è l'ultima fase. E sempre saltando si può schivare quella mossa di merda che fa. Merda, ne fa anche tante, cazzo. Ecco, guardate qua. Qua è un casino perché lancia un macello di roba. No! No. Vabbè, l'abbiamo portato comunque. Sentite la musica com'è bella. L'abbiamo portato comunque all'ultima. All'ultima fase, no? Cazzo, non mi aveva dato sti problemi comunque quando l'ho affrontato io. Si vede che avevo magari anche una build particolare. Beh, così è già buono, sono riuscito a gestirlo abbastanza bene. Vabbè, riproviamo, terzo try. Sfruttate molto il discorso di colpirlo con la strega nera dalla distanza, eh. Soprattutto quando fa quelle specie di cose, spuntoni che partono da terra, se saltate, li evitate. Quindi mi conviene forse cercare di affrontare la prima parte della boss fight. Stanno dalla distanza. Vediamo un attimo. No. Vedete, noi tranquillamente possiamo affrontarlo così. Fate attenzione però a schivare le robe di fuoco. No, non lo colpisco, ero troppo lontano. In avanti qua, se no vengo colpito. No. Quando avete le super lanciatele, eh. Occhio, occhio alle artigliate, sono pericolosissime. Le artigliate che fa sono molto veloci. Ok, state qua, altrimenti esplodete. Ok, con calma. No, si stordisce sta merda. No, bastardo. No, che sfiga, si è stordito. Qua dobbiamo cercare di massimizzare più danni possibili, eh. E sfruttiamo anche il corvo, che non lo stavo sfruttando per niente. E che cazzo, sfruttiamolo. No. Sto giocando male, sto facendo troppi errori. Vedete che se siamo in aria non ci può. Ah! Mi ha colpito quando sono sceso, bastardata atroce quella. Dai, ultima fase. Ora dovrebbe sparare. Ecco, quando inizia questa fase, vedete, inizia a sparare tutte ste robe, ma si possono schivare. No, ancora non me l'aspettavo. Vedete, con calma. Con calma e testa. No, cazzo. Si possono schivare, però. Ah. Avrei dovuto usare il veleno. No. Quando fa questo è davvero pericoloso, è una rottura di coglioni più che altro. No.
Vedete, dovete stare al lato dello schermo di qua per schivare. Quando fa quelle sfere lì, non andate lì vicino. Avete visto che prima le ho schivate bene stando a destra? Perché se andate vicino a lui si raggruppano tutte e non riuscite a schivarle. Lo so, sto continuando a perdere, ma alla fine chi la dura la vince, quindi deve morire sto stronzo. Altro che al primo tentativo, minchia. Devo andare a rivedere il mio primo tentativo che feci nella mia playlist, come cazzo. Forse ero più forte, forse appunto avevo una build migliore, non lo so. No. No. Ripeto, comunque, spiegarvelo è molto più difficile spiegare e fare sto boss contemporaneamente. Anche perché poi io cerco sempre di spiegarvelo nel migliore metodo possibile. Ma dai! Non mi sembrava di essere nel raggio dell'esplosione, sinceramente. Però a quanto pare sì. No. Questi non sono un problema, è quando ne casta tanti che diventa un grosso problema. Devo mantenere la concentrazione. Ok? Aspetto a curarmi. No! Che stronzata che ho fatto lì. Ok. Hai rotto un po' il cazzo con queste cose. Fatelo dire. Io ho sbagliato. No! Qua cerchiamo di massimizzare i danni. Ultima fase? No, il cazzo, ultima fase. No! Ok. Sto per finire i colpi con la strega nera, quindi a breve non potrò più giocare sulla distanza. Ok, chiamiamo il nostro corvo. Ho ancora tre curi, ragazzi, calma. Calma e sangue freddo. Questa qua, attenzione, vedete che io posso schivare quasi tutto. No. No, dai. Devo curarmi a bomba. No, ho sbagliato, pensavo di avere la lancia, cazzo. E volevo pararmi il culo col colpo. Questa mossa qua è proprio bastarda, dovete saltare perché... Ok. No, non adesso, dai. Non adesso, non adesso. Ma dai. Quella è un po' una puttanata, ne spamma un po' brutalmente di quelle cose. A parte che quelle cose lì si possono anche schivare passando attraverso, perché col saltando si schivano bene, in più possiamo usare la strega nera, ma poi quando si ricade si può cadere sopra. Mi sono incastrato, cazzo. Non me l'aspettavo di incastrarmi così con questo boss, sinceramente. Sì, poi c'è anche da dire che... se posso fare una critica... Si possono schivare, però veramente questo è un boss fatto apposta, è il classico boss. Boss creato apposta per farvi colpire, ed è sbagliato. Il boss mi deve colpire se io sbaglio, non è che mi devi colpire sparando mille stronzate sullo schermo, che poi appunto si schivano tranquillamente, però un po' abusivo sotto certi punti di vista. Vabbè, cos'è? Quarto, quinto try? Fanculo, va. Ammasso di merda che non sei altro. No. Anzi, la prima fase la devo giocare forse più aggressivamente da vicino. No, ovviamente la palla vi può colpire se ve lo lancio addosso. No. No, sono un coglione. No. Sto giocando male. No.
Perdo apposta perché qua mi sono. Qua ho giocato proprio male. Mi sono incastrato completamente. Sappi che mi hai rotto estremamente i coglioni, eh. Estremamente i coglioni, eh. No. Bravo, lancia la palla, bravissimo. Ok. Per ora decente. No. Allora, calma e sangue freddo, anche se non è facile. Dio! No! Ultima fase, ragazzi, due cure. Certo che è proprio una bastardata quella roba là. Quella mossa del cazzo è veramente abusiva. No. No. È di un abusivo sta mossa che è allucinante. No. Oh, bene. No. No. Ma che cazzo? No, no, non adesso. No, vabbè, però. In qualche modo, ragazzi, abbiamo avuto la meglio. È un boss forte. Perché è un boss forte, non si può dire di no. Anche perché lo spazio in cui lo combattiamo non è così grande. Comunque avete visto che per evitare le sue sfere di fuoco è bene stare al lato destro dello schermo. Poi sì, ho fatto molti errori, ma comunque si possono evitare muovendoci e poi sfruttando lo scatto. Perché se lo scatto lo sfruttate troppo prima, magari dopo venite colpiti, no? Scattando, passate una palla di fuoco e ne beccate un'altra. Beh, comunque sono lo stesso contento anche se ci ho perso un po' di volte, dai. Poteva andare peggio, cos'era il quinto try? Penso di avervela spiegata anche bene la boss fight. È molto importante, appunto, poi quando fa i minchia di colpi, quelli a raffica che fa uscire gli spuntoni, forse è meglio prima schivarne uno. Lui ne fa, mi pare, 3 o 4 di fila. Può farne. Poi dopo iniziare a saltare, doppio salto, e usare la strega nera per stare in aria, evitare gli spuntoni e colpirlo. Può capitare che poi ne spamma uno in più, il bastardo, cadete per forza e ci andate sopra le spine, o eventualmente potete salvarvi con una schivata, ma magari vi becca lo stesso. Bel boss, devo dire, bel boss. Ripeto, un po' troppo bastarde alcune mosse che fa, secondo me. Ma comunque anche questo è un bel boss. Altro che il primo tentativo, i miei coglioni. Bene, ragazzi, ora finalmente sbloccheremo il potere di poter aprire le porte sigillate. Era troppo tardi per tutto. Leggiamo prima questo.
Lettera corrotta di Muriel. Ti prego, non sentirti in colpa. Sapevo quali fossero i rischi delle ricerche sull'impurità. Avrei voluto dirtelo di persona. Ma non trovavo le parole. Perdonami. Vorrei che proseguissi le ricerche anche per me. Mi dispiace. Quindi probabilmente Muriel, appunto, in principio era un essere umano e poi è stato mutato così per colpa delle sue ricerche, se non ho capito male. Ha assorbito troppa impurità e si è mutato in quella belva. Qua, ragazzi, c'è un segreto. Non posso ancora prenderlo, tra l'altro. Qua in alto c'è un segreto da prendere, vedete? Però mi serve un'abilità che mi permette di saltare in alto l'artigliata e poi aggrapparmi là, eh? Là in alto a destra o forse anche qua. Purifichiamo. Mi dispiace, cavolo, che mi sono incastrato così con Miriel, però vabbè, dai. Ci poteva anche stare. Miri, l'ora impura era la mia assistente. Non mi ha mai aggredito, nemmeno una volta, questo ve lo leggo. Ha provato lei stessa, che pur diventando impuri e ottenendo la non morte del corpo, l'anima e la coscienza non vanno perdute. Quello dovrebbe essere Farden. Ho condotto esperimenti fino allo stremo per riportarla com'era. Ma ormai sono al limite. Le ricerche sull'impurità mi hanno portato a creare i cavalieri imperituri. Purtroppo, alla fine ho coinvolto anche la Bianca Vestale stessa. Alla fine mi sono ribellato al re e sembra che verrò cacciato anche da qui. Quindi Miriel era l'assistente di Farden. Senza Miriel non so davvero che pesci pigliare. Eppure, non smetterò di cercare una cura per la Bianca Vestale. Voglio almeno esaudire il desiderio della mia amata. No, Miriel, ti prego. Però non ho capito se Miriel era un'umana, era la sua assistente, o se era già una creatura, questo non l'ho capito. Farden l'eretico. Controlla un impuro per lanciare un'enorme cannonata. Questa è molto forte come abilità, eh? È un attacco a distanza lento ma potente, in grado di spazzare via i nemici. Farden, capo dei maghi reali, si dedicò anima e corpo agli esperimenti sugli impuri, dopo aver perso la sua amata, trasformando molto severamente il suo modo di agire e di parlare. Ve la faccio vedere poi questa abilità. Sblocco. L2 davanti a una porta sigillata. La magia di apertura dell'eretico Farden ti consente di sbloccare le porte sigillate con la magia. Ve lo fa vedere anche qua a sinistra. Nel Regno di Phoenix esistono molte porte sigillate magicamente, che c'erano qualcosa di importante. Dietro di esse, ragazzi, sostanzialmente troviamo un pezzo di lastra. E vi ricordo che le lastre servono per ottenere il vero finale del gioco. Una volta prese 7, dobbiamo tornare all'inizio del gioco per ottenere un cimelo che andrà equipaggiato prima della boss fight finale del gioco, appunto. Quel gigante impuro di poco fa continuava a difendere ciò che gli era caro, anche dopo aver perso il senno. Bene, quindi ora, prima di proseguire, torniamo indietro e inizierò a andare dove ci sono le porte sbloccate, e sì, sto cazzo, le porte sigillate per sbloccarle. Quindi, sediamoci. Ah, andiamo a equipaggiare l'abilità, va? Però cosa tolgo? Tolgo un attimo il veleno era pressoché inutile contro Miriel. Forse potenziato avrebbe avuto più efficacia. Tra l'altro c'è un'altra mossa velenosa che però non ho ancora sbloccato, che dovrebbe essere più potente del micomante. Allora, cosa ho detto? Devo equipaggiare. Dov'è che è? Che non lo trovo? Questo. Farden l'eretico, 40 cariche, ricarica 0. Ecco, questo è una, forse una delle poche, se non l'unica abilità, ragazzi, che si può spammare a manetta, a quanto pare, perché tempo di ricarica mi dà 0.
Vabbè, che cazzo dico, non è l'unica, perché c'è anche ad esempio il Cavaliere Nero e così via. Allora, quindi andiamo a metterlo. Guardate. Vedete? Posso premere il triangolo velocemente e lui continua a sparare. Tra l'altro sono un pirla io, sono un grande pirla perché, guardate, avrei potuto potenziare ad esempio la lancia, o anche questi, ho 2115 frammenti, sedimenti impuri. È stato un errore perché avrei potuto guadagnare ad esempio più danni, guardate qua, danno aumentato, numero di attacchi aumentato, Sigrid. O anche il veleno avrei potuto potenziare, danno aumentato, raggio d'attacco aumentato. Magari se avessi potenziato le abilità prima della boss fight con Miriel, avrei vinto al primo try, non penso, ma magari al secondo o al terzo. Quindi mi raccomando, non fate l'errore che ho fatto adesso di non potenziare le abilità. Cercate di controllare sempre quanti sedimenti impuri avete e anche quanti impurità feroci avete e potenziate le abilità. Sono stato proprio un coglione. Potenziamo Sigrid al massimo, almeno siamo a posto. 1315 ne ho ancora. Vabbè, vorrei potenziare. Aspettare e potenziare sinceramente la strega nera. Aspettare di arrivare a 800 impurità feroci. Cos'è che posso potenziare qua? Anche lui è utile, cavolo. La fanciulla castellana. Potenziamo il veleno, dai. Danno aumentato, raggio d'attacco aumentato. Sono un pirla, non dovevo uscire. Ecco. Ora facciamo così, andiamo prima qua. Minchia, ma sto pezzo è difficile. Sto pezzo è un po' bastardo. Però qua troviamo delle anime antiche, se non erro, per potenziare il nostro cavaliere nero. Proviamo. Se non vado errato, il pezzo che andremo a fare ora, qua sotto, una volta sbloccata la porta, dovremo passare un lungo pezzo d'acqua. Guardate che figata. Velenosa. Il problema è che lì l'impurità. Scusate, qua c'è casino, non riesco a parlarvi. Dicevo, lì l'impurità è ancora maggiore. Quindi anche se abbiamo equipaggiato il sacchetto, prendiamo comunque una marea di danni. Ma è bene comunque metterlo il sacchetto, eh? Lo chiamo sacchetto, ma come si chiama? Maschera da eretico. Allora. Togliamo un attimo questo. Andiamo a equipaggiare questo, che riduce enormemente appunto il danno subito in nebbia e acque impure. Piacciamoci anche qua, piazziamoci cazzo anche questo per ora. Dovrei abbassare un filo la musica, qua è un po' troppo alta sinceramente. Meglio, tanto voi dovreste sentirla comunque. Dicevo, qui sotto, se appunto non vado errato, l'impurità è molto più forte. Le profondità. Sentite anche la musica. È tutto avvolto da una fitta coltre di impurità. Vedete che ve lo dice il Cavaliere Nero? Fa attenzione, c'è cioè, tenuto un luogo pericoloso, sigillato da lungo tempo. Quindi ora qua sostanzialmente dobbiamo muoverci velocemente, 4 cure dovrebbero bastarmi, ma dovete usarle davvero molto bene. Ripeto, i danni presi sono mostruosi, guardate, 10 danni ogni volta, guardate come mi va giù la barra della vita. Dobbiamo fare molto veloce, cioè dobbiamo cercare di fare il più veloce possibile
Per poterla spuntare, e non è così facile come sembra. Quindi, ok, tra l'altro non me lo ricordo molto bene il percorso. Ah, qua c'è una roba da prendere. Sedimento impuro per 100. Qua schivate, mi raccomando, attenzione a non andargli addosso, altrimenti è un casino, eh. Che già prendete una marea di danni. Se in più vado a prendere danni qua, sono fottuto. No. No, non mi bastano le cure, cazzo, mi sa. Non mi bastano le cure. Qua in acqua. Ah, mi stava per colpire. Forse non mi bastano le cure, ragazzi. Mi curo. Non fatevi colpire da quelli, ripeto, altrimenti siete fottuti, eh. Cazzo. Qua è pericoloso. Piano, ragazzi, piano. Ok, ce l'abbiamo fatta. Vedete? Qua non perdo più vita perché ho superato il pezzo dove c'era la forte corruzione. Non pensavo di farlo al primo tentativo, vabbè. Bene così, ragazzi. Il patto di immortalità. La pratica dell'antica stregoneria era consentita solo alle vestali di alto rango. Gli antichi guerrieri offrivano le proprie anime alle vestali, rinunciando al corpo e stringendo un patto di immortalità. Il vincolo di questo patto rimaneva alla vestale e veniva tramandato di madre in figlia, così che i contraenti potessero continuare a essi, a esistere in eterno. E lì abbiamo le anime antiche, vedete lì a destra, per poter potenziare il nostro cavaliere nero. Andiamo prima di qua, che dovremmo avere anche dell'altro, eh. Ah, questo qua ci permette di tornare indietro, eh. Attenzione, non fatelo adesso, altrimenti poi vi dovete rifare tutto il pezzo, eh. Tutto il pezzo che ho appena finito. Quindi prima qua. Lastra incisa. Dovremmo averne due ora, se non sbaglio. Vediamo, controllate qua, vedete che ve lo fa vedere lì sotto le preghiere disponibili. 2 di 7. Questo è un antico guerriero divorato dall'impurità. E tra l'altro lui è un... è un... sembrerebbe un cavaliere nero, eh. Non ho ben capito se quello è appunto il corpo fisico del cavaliere nero. Questo non l'ho ancora ben capito. Del cavaliere nero di Lili. Comunque adesso ci sarà anche un filmato, eh. Questo non ve lo leggo, se no poi c'è anche la musichetta e vi rovino il tutto. Tanto i sottotitoli sono belli grandi. Ah, ok, ho capito adesso. Quindi, se non ho letto male, quando muore una vestale, muoiono anche appunto i suoi protettori. La vestale del mio patto è andata perduta. Si chiama Ferin, quindi, il cavaliere nero, eh. Anima antica per due. E forse non vorrei dire una cagata, ragazzi. Sono le ultime due anime antiche che ci permetteranno di potenziare al massimo il nostro cavaliere nero. Riposa in pace, amico mio. E no, un altro, quello è un altro protettore. Forse della prima vestale. Persi la vestale che un tempo dovevo proteggere. E fui rinchiuso qui. Quando trovai la bianca vestale che ne aveva ereditato il patto,
All'inizio pensai di reciderlo con le mie stesse mani. Durante il nostro viaggio, però, ho compreso una cosa. È sempre stato necessario proteggere le bianche vestali di queste terre. E tu sei l'erede della loro volontà. Sei l'ultima speranza anche per gli antichi. Liberiamo insieme la bianca vestale della sorgente. Penso che questo sia anche l'unico desiderio degli antichi divorati dall'impurità. Lo credo davvero. Benissimo. Quest'area è completata, come vedete, al 100%. Però, c'è un però. Cazzo, non ho completato al 100% l'area sopra, vedete? Quella dove prendevo una marea di danni. Quindi devo aver lasciato indietro qualcosa. Eventualmente raccolgo la roba, muoio e vaffanculo. Quindi devo rifarlo. Facciamolo subito così ci togliamo il pensiero. Eh sì, ho mancato qualcosa. Avete visto quanti danni si prendono lì? È pazzesco quanti danni si subiscono in quella zona lì. Però ci sta, è sensata come cosa. Alla fine lì proprio è dove c'è più impurità e quindi si prendono una marea di danni. Tant'è che fa un cazzo manco il sacco, la maschera da eretico, sì, forse protegge un pochino. Dove sarà quel cazzo d'oggetto? Qua ne prendo meno però, vedete? È di là che inizio a prenderne di più, quando vado in quella zona lì a sinistra. Guardate quanti cazzo ne prendo qua di danni. Al massimo, ripeto, schiacchiamo e vaffanculo, ragazzi. L'importante è prendere l'oggetto che mi manca. Poi qua, ripeto, sta roba che è così rosso. Io non vedo una cippa, non so voi, ma io non vedo una cippa. Magari voi vedete meglio perché vedendolo in video, ma io vi assicuro che faccio fatica qua a vedere le robe. Questo l'abbiamo preso. Dov'è che mi manca l'oggetto? Devo già utilizzare un'altra cura a breve. Qua ragazzi. Prima l'ho fatto velocemente il pezzo, quindi l'ho lasciato indietro. Quindi onde evitare, io direi di schiattare, fa anche rima. Quindi vaffanculo, crepiamo, torniamo al salvataggio, che faccio sicuramente prima che rifarmi tutto il pezzo. Tanto magari faccio il pezzo, morivo, quindi tanto vale crepare qua e torniamo al salvataggio. Benissimo. Mi rimane poco tempo. Quindi iniziamo ad andare nei posti dove sono sicuro di finalmente di poterli completare. Potrei andare qua e sbloccare quella zona là. Sì, andiamo qua, sblocchiamo quella roba lì. Vediamo quanti danni fa. 523 con un solo colpo. Ma che cazzo? Potenziato secondo me deve essere parecchio forte il Farden eretico. Oh. Cioè, lui con la lancia 320. Lui, se lo colpissi, 523. Vediamo per il boss finale sarebbe anche meglio sinceramente portare Lily a livello 100. Oddio, si può sconfiggere anche non per forza al 100. Questi qua potete evitarli o ucciderli, vedete voi. Ma sì, facciamoli fuori, dai. E finalmente possiamo sbloccare anche questa porta sigillata. E quando avremo le sette lastre, ragazzi di pietra, dovremo tornare qua.
un secondo. Ok. Prendiamo l'ascensore. Benissimo. Leggiamo questo. Ripara. Sì, sto cazzo. Riparare il tesoro tutelare. Il tesoro tutelare creato dagli antichi permette di alleviare il dolore della purificazione. Tale potere si è indebolito con l'uso, ma ripristinarlo con un vecchio sortilegio sarebbe di grande aiuto alla Bianca Vestale. Se riuscissi a decifrare l'incisione sulla stele, potrei preparare il necessario. Ci ho provato, ma purtroppo non mi rimane abbastanza tempo. C'è dell'altro qua da prendere. E appunto ora questa zona presumo che me la dia azzurra e ce la darà completata al 100% quando verremo qua con tutte le sette lastre e otterremo appunto il cimelo. Pensate che io all'inizio avevo ipotizzato che qua bisognava mettere questo. Perché vedete, dice un camion contenente un'antica ninna nanna di Finis che non suona più. Andato distrutto durante la battaglia. E boh, pensavo, avevo ipotizzato che potenziandolo diventava overpower, no? Invece no, non c'entra una minchia. Ho davvero poco tempo, ragazzi, ora. Sono abbastanza soddisfatto. Sono abbastanza soddisfatto di questo video, a parte la figura di merda che ho fatto con Miriel, che mi ha dato tante di quelle scarpate nei denti, però vabbè. L'importante è che vi ho spiegato bene la boss fight. Non contano le morti alla fine, conta spiegare bene le cose. Torniamo al salvataggio. Ecco, una cosa che potrebbero fare, a mio parere, in un ipotetico Ender Lilies 2, dare la possibilità di viaggiare rapidamente anche senza l'utilizzo delle panchine. Ovviamente intendo se dovessero fare un mondo più vasto. Potrebbero fare tipo il portale dei sogni di Hollow Knight, per intenderci. Vi ricordate che piazzavamo un portale e poi potevamo teletrasportarci lì? Un'idea sarebbe, no? Non sta male, dai. Dove vado? Andiamo qua, va. Penso di fare in tempo solo a prendere a sbloccare la porta sigillata che c'è qua. Come ci vado adesso alla porta sigillata che non mi ricordo più? Da qua. Ok. Salve. Oh, vi ricordo di fare attenzione a loro. Perché qua castano la magia e dobbiamo schivare e fanno molti danni. E possono fare quell'onda d'urto, quindi fate attenzione. Sono un pirla perché potevo potenziare il cavaliere nero, perché non l'ho fatto? Appunto perché sono pirla. Salve, signore. Ma sta qua in alto la porta sigillata. Guardate com'è contaminata adesso, Lily. È molto contaminata adesso. Aspetto che tira il colpo, ok. Bastardo, non me l'aspettavo quella roba lì.
Io odio ste stronze. No. Ho davvero pochissimi minuti a mia disposizione. Tra l'altro qua c'è un po' di roba da leggere, cazzo. Non so se faccio in tempo. Sedimento impuro per 100, ci sono addirittura due robe da leggere. Ah no, una. Frammento di lastra incisa, appunto, e ci sarebbe quella roba là in alto da leggere. Siamo quasi a 56 minuti di video e come sapete io ho un'ora e mi devo fermare, anzi un po' prima. Nota del primo re, 3. Alla fine di una lunga lotta, siamo riusciti a ottenere la vittoria. Abbiamo cercato un modo per coesistere con l'antico popolo, ma non ha funzionato. Questa terra è stata divisa in 6 nazioni e noi siamo diventati il re di Finisterra. Fa freddo tutto l'anno e siamo costantemente incalzati dai nemici rimasti. Tuttavia, siamo il sovrano ora. Perché parla al plurale? Non possiamo mostrarci deboli. Area completata al 100%. Ragazzi, mi devo fermare perché non ho più tempo. Poi nel prossimo video continueremo l'apertura delle porte sigillate. E devo trovare un'abilità che non so dove cazzo è. Che è appunto l'artigliata che vi dicevo, che ci permette di saltare più in alto. No, non qua. Come torno indietro adesso? Ah, ok, da qua mi ero dimenticato. No, o sì? Sì, qua. Ok. Vediamo solo una roba velocemente per quanto riguarda i cimeli. Togliamo questo. La prossima volta do una sistemata ai cimeli, eh. La prossima volta sì, devo dare una sistemata ai cimeli. Tra l'altro troveremo anche in teoria altre catene magiche che ci permetteranno di aumentare gli slot. Credo almeno che si possa aumentare più di 20. Ora al massimale è 20. Vabbè, lo vediamo la prossima volta con calma, salviamo. Detto questo, spero che anche questo video di Ender Lilies vi sia piaciuto e vi possa essere utile. Bella lì.